Welcome back to Tombadula TV for Concerto di Natale Christmas Concert 2010. Benito will be singing Astro del Ciel, and I will continue with my presentations of the symbols of Christmas to celebrate what is a great historical tradition in all of the world. Enjoy this third segment on Tombadula TV. Grazie Benito, che bella voce, thank you very much. Gaspare, Baldassare e Melchiorre donarono a Gesù oro per risollevarlo dalla miseria, incenso per alleviare il fetore della stalla e mirra per rinforzare le fragili membra del neonato. These are the reasons why Gaspare, Baldassare e Melchiorre, the three wise kings, gave each something to baby Jesus. And it was remembered here in one of these curiosità e credenze legate al Natale. There's also il ceppo, the burning log, a simbolo della vita, the symbol of life, della fecondità, e nei campi e nella casa. And of course, good living, and everything in abundance. That's il pane è simbolo dell'abbondanza che si spera ci sia tutto l'anno. So bread served at Christmas makes us remember that we want that bread all year round. There are also other traditions. One of them is Babbo Natale and l'albero di Natale. There they are,
Father Christmas and the Christmas tree. We'll talk about this after, because now I would like to call on one of the other great little Australian poets. His name is Lino Concas, and I'm going to call on him because he'll conclude the first part of this wonderful afternoon dedicated to Christmas in our annual Christmas concerto. Come. Grazie, Lino. Natale. È Natale rivissuto nei ricordi, quando alle nostre parti gli uomini della montagna scendevano a cavallo ai paesi della pianura per offrire le noci e le castagne. Era come portare un piccolo bimbo da baciare, una carezza, un affetto alla casa dove avevamo raccolto il nostro piccolo presepio. Ora, questa poesia ricorda tutto questo. Triste è il mio Natale, sentendo una voce da lontano. Mi pare il carrettino che scendeva dai monti di Arizzo e di Tonara con le noci e le castagne. Schioccava la frusta e il cavallino stanco sembrava dire: fermatevi un tantino a riposare. Ora è voce di campana che passa bussando per le case, portando un bimbo da baciare. È Natale. Anche il bimbo viene da lontano, dal presepietto in abbandono nel mio triste casolare. E adesso il Natale del bandito. Il bandito non ha casa, è l'uomo ricercato e cammina per nascondersi. Nella festività del Natale una tristezza lo prende. Vorrebbe ritornare libero e godere come tutti gli uomini liberi la festività del Natale senza sentirsi prigioniero delle sue montagne. Ecco, questa poesia, anche questa racconta questo Natale del bandito. A volte mi curvo sulla sabbia, come i ciechi senza strada, come un binario morto nella voglia di correre. A volte sono nudo sotto un sole che scotta la pelle nei giorni caldi che non saltano più. Oggi ho ricorso al silenzio, raggomitolato dentro di me in una grotta di pensieri. Felice la pecora con il latte denso di pastura, il cane a guardia del fucile, nella capanna dove si annidano i sorci e i tronchi ammucchiati per il fuoco. Io no. Mi duole l'ombra del Natale nella tristezza di non essere bimbo. E non mancava il Natale del mare dei pescatori. Anche il mare ha il suo Natale, con il risveglio delle sue acque, il fiorire delle sue sabbie, bellezza che si apre e si offre al pescatore come dono della notte di Natale dai suoi remi accesi. Nubi di luce si aprono, svolazzanti come fiumi bianchi, fluidità della principessa del mare. Natale delle ninfe, palline di fiori, palline di colori, fili colorati. Natale del mare, Natale della sabbia, Natale per rinascere,
la notte dei coralli, la notte di tante stelle, la notte dei remi accesi per gli uomini del mare. Grazie. Grazie Lino, e adesso ci vorrebbe una piccola pausa e quindi ce la prenderemo, vero? Vuoi fare qualche un po' di musica, no? Non vuoi fare niente? Fermiamoci qua? Sì, signore. Va bene, fatto. Va bene, la prima parte è finita. Grazie, adesso ritorneremo fra un 5 minuti per la seconda parte di questo concerto di Natale, this Christmas concert here at Teatro Padula. We'll see you soon. I hope you've enjoyed this second program of the series Concerto di Natale Christmas Concert 2010. Ciao, buon Natale. A quanto tempo sto